gli ospiti sono interessati, diciamo che Zetti, senatore e membro dell'ufficio di presidenza del Senato, non ha bisogno di presentazioni, Alessandro Alfieri, ne avrete sicuramente sentito parlare anche se magari lo conoscete di meno, è segretario coordinatore regionale lombardo del PD e capogruppo del PD in consiglio regionale. Io ve l'ho preparato alcune domande, poche, alcuni spunti, tutti o in gran parte in casa PD sulla vita del partito, perché andando fuori si rischia l'unanimismo. Però non posso non partire dalla vicenda Calderoli, che tutti quanti voi conoscete. So che Alessandro conosce molto bene, essendo di Varese, la Lega, è accreditato anche, mi dicono, di avere un buon rapporto storico con la Lega. Chiedo a lui, chiedo a Pizzetti, se quello che sta capitando in queste ore è il solito caso Calderoli che abbiamo visto già andare in scena in passato, voi sugli slanci, voi sul gay, o c'è qualcosa di più? Parlando prima con Tardino, dicevo che per esempio alcuni commentatori, per dire l'erne, sostengono che l'attacco offensivo di Calderoli e la difesa dello stesso Calderoli a spada tratta da parte del suo partito sia in realtà una manovra a freddo, calcolata, decisa per tentare di uscire un pochino attraverso il rilancio della questione dell'immigrazione, riuscire dall'angolo in cui si trova. Vi chiedo se siete d'accordo su questa lettura. Guarda, io vedo la Lega in difficoltà, quindi non penso siamo in grado di programmare o di pensare di poter definire in anticipo che cosa scatena una reazione. Penso invece più probabilmente che hanno bisogno di rinsaldare il rapporto con la loro base storica, quella che applaude e si esalta quando sente parlare male degli immigrati, quando si parla male dei gay, e quando si usa anche un linguaggio colorito, rozzo. E devo dire che Calderoli è uno dei campioni, no? Insieme a Bossi, di quel tipo di retorica, diciamo così, in maniera fine. E penso vogliono fare quello, risvegliare un po' gli istinti più profondi. La Lega che è in difficoltà, hanno vinto in Regione Lombardia purtroppo per noi, ma la Lega è al minimo storico, quindi hanno bisogno appunto di risvegliare gli istinti più profondi. Questo è pericoloso, perché in una fase come questa, di crisi economica, di difficoltà, dove i soggetti più fragili hanno bisogno di essere guidati, accompagnati, dargli una mano per uscire dalla fase di crisi, il fatto che è chiaro di tornare a un livello del confronto politico in cui appunto si fa leva sugli insulti, è chiaro che non aiuta nessuno. Dopodiché c'è un altro tema, il tema che Calderoli è vicepresidente del Senato, cioè è una carica istituzionale importante, e un signore che occupa un ruolo di quel genere non si può permettere determinate affermazioni. Io penso che non se le possa permettere anche il primo che passa per la strada, il cittadino comune, ma a maggior ragione uno che ha responsabilità istituzionali. Proprio per quello oggi siamo usciti in maniera molto forte intimando a Maroni di prendere non solo le distanze, ma di chiedere a Calderoli, che è un importante dirigente del suo partito, di fare un passo indietro. E lui, che ha una responsabilità istituzionale importante, il presidente di Regione Lombardia, penso che abbia il dovere, perché non è solo segretario della Lega, il presidente della Lombardia, di stigmatizzare e prendere provvedimenti contro un'azione sconsiderata e vergognosa, perché penso che abbia passato il segno, che anche lui probabilmente non avesse calcolato ormai nell'età della comunicazione, in cui ogni dichiarazione va il giorno dopo su ogni social network, anzi no, un secondo dopo su social network e su ogni televisione. Io penso che il Partito Democratico abbia fatto bene a tutti i livelli, noi abbiamo fatto in regione, altri a livello nazionale, persino Letta come Presidente del Consiglio, a prendere una posizione durissima. E io penso, ma qui poi dirà Luciano, che visto che sta proprio al Senato,
che noi insomma questo tema lo dobbiamo tenere molto alto, perché un signore che ha una responsabilità istituzionale non si può permettere di dire cose del genere. È un segnale in questo momento a maggior ragione di crisi in cui chi ha responsabilità deve tenere la barra dritta per evitare poi che tutti si sentano autorizzati a esagerare. Quindi penso che la politica abbia un ruolo importante, appunto, di misurare le parole, ma al tempo stesso noi come opposizione in regione e invece con chi condivide l'onere del sostegno alla guida del paese di prendere una posizione fortissima e per arrivare alle prossime banderole. Io non vedo alternative sinceramente questa volta. Una posizione fortissima che potrebbe arrivare davvero alle dimissioni, che spazi ci sono oppure non sarà così? Intanto condivido abbastanza quello che ha detto Gadler. Se guardiamo il voto politico e amministrativo che c'è stato recentemente, tutti sono concentrati l'estero, il PD, Grillo, recupero di centrodestra. Ma guardate che il vero dato strutturale del combinato tra elezioni politiche e elezioni amministrative è il default della legge. È esattamente la vicenda delle politiche amministrative la testimonianza di quanto grande sia la crisi strutturale della legge. E se a questo facciamo seguire le vicende interne loro che li portano addirittura a non essere in grado di svolgere il congresso, questo rende l'idea di come Calderoli abbia voluto, diciamo, andare a recuperare quello che è il senso della prima lega. Peraltro l'ha fatto anche in persino in contrasto con Bossi, perché la settimana passata c'è stato un lancio di agenzia, uno scontro omicidiato in una festa della Lega tra Bossi e Calderoli, per cui si sono presi proprio a male parole. Per cui Calderoli tanto raccontava in Senato questo scontro omicidiale che c'è stato con Bossi sul palco proprio di un comizio di un paese del Bergamasco, una festa della Lega. Per cui vivono questa condizione, questo momento di difficoltà. Io penso che lui abbia, come dire, assai debordato nel tentare di recuperare la relazione con il rapporto con la prima schiera leghista. Come sapete la norma è tale che la presidenza del Senato non è dimissionabile, o uno si dimette o non c'è nulla da fare. Questo è un meccanismo di salvaguardia dell'autonomia dell'ufficio. Io penso che sulle dimissioni di Calderoli noi dobbiamo insistere, anche arrivando a punti estremi della sede, l'uscita dall'aula quando lui presiede, se non dovesse raccogliere l'idea delle dimissioni, perché è tutto evidente che noi non possiamo accendere il fuoco ora, poi far passare 4-5 giorni, la fiamma si spegne e tutto torna come prima. C'è un segnale importante che va dato al Paese, proprio non tanto rispetto alla Lega, ma rispetto a quello che diceva anche Alessandro adesso, di contrasto a questo imbarbarimento continuo che c'è. Se voi fate attenzione, linguaggi di Grillo e linguaggi leghisti di ritorno hanno punti rilevanti in comune. E il punto rilevante è il disassamento delle istituzioni, che pure hanno bisogno di riforme, ma cercano delle riforme così, voglio dire. Per cui penso che da questo lato la reazione debba essere non, come dire, facciamo la dichiarazione, facciamo l'intervento in aula e poi tutto come prima, madama la Marchesa. No, la cosa non è accettabile, per cui dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti del caso affinché questa cosa venga risolta e lui si rimetta. Ripeto, sino arrivando al punto di non partecipare ai lavori, lo so che è complicato, può dirsi, può farsi, perché poi non partecipare ai lavori d'aula vuol dire che interrompi l'iter dei provvedimenti. Complicato, però è anche complicato reggere questa condizione di una presidenza d'aula che è appunto espressa da un personaggio che ha sviluppato questa iniziativa. Io penso che così si dovrebbe farci, si dovrebbe comportare, con l'intendimento di farlo giungere anche. Cioè,
Se si parla del caso, si è rivolto al congresso che il segretario della Lega possa essere Giorgetti. Allora mi chiedo, con un personaggio come Giorgetti, presidente della commissione, è stato presidente della commissione bilancio della Camera, non per una funzione importante, diciamo, possa accettare l'idea che ci sia un presidente del Senato che contrasta nettamente con quella che è stata l'impostazione, diciamo, del post-bossismo e dell'avvento maroniano. Sarebbe una sconfitta grave anche per Maroni. La permanenza di Calderone alla vicepresidenza del Senato è una sconfitta gravissima nella dinamica interna leghista anche per il segretario di quello stesso partito, che è diventato segretario in contrasto con quella prima riva. Benissimo, dopo aver parlato degli altri, parliamo delle cose importanti, cioè di voi. E stasera la festa del PD si chiude, era stata aperta 15 anni, 15 giorni fa da Bersani. A me ha colpito tra l'altro l'accoglienza affettuosa che ho registrato da parte dei militanti, dei simpatizzanti e dei semplici presenti quella sera alla festa. Chiedo al bersaniano, se non sono cambiate le cose negli ultimi tempi, Pizzetti, e al renziano, segretario regionale del PD, qual è il ruolo del perdente bersaniano? Puoi cominciare tu, Luciano. No, intanto io sto nel PD, sono nel PD, e poi ovviamente sostengo alcune opinioni, alcune che faccio l'esempio, sulle riforme istituzionali io sono molto più d'accordo con Renzi che con Bersani, tanto per fare un esempio, voglio dire, di come le cose siano molto più mosse sui temi del sistema di guerra, sono molto più d'accordo con Bersani che con Renzi, voglio dire, le cose sono molto più mosse, dovremmo imparare in questo partito a viverle dentro un confronto, una discussione davvero che va oltre le etichette. Io penso che il ruolo che lui possa svolgere è quello che ha tentato di svolgere e poi magari si è riuscito, cioè di accompagnare il cambio naturalmente di questo partito. D'altro chi ha voluto le primarie ha questo onere di accompagnare. Il problema è capire come va a finire questo partito. La mia idea è che questa cosa che è stata la base della nascita del PD, cioè che produci la sintesi delle culture politiche cattolico-democratiche, della sinistra, socialista, eccetera, eccetera, è stato un punto di vista sbagliato allora che ci ha portato a confessare adesso, perché non è la sintesi. Il tema è se tu costruisci una cultura politica nuova. Ora, mentre allora tentavo di farlo soli al mondo, perché nessun altro ragionava in questi tempi, ora ci sono altri in Europa che su queste questioni stanno costruendo e stanno ragionando. Dall'Ebur all'SPD, ora anche Grecia, anche diversi altri. Per cui, ora che arriva il momento per cui l'intuizione del PD diventa, si sedimenta nel sistema europeo, sarebbe davvero una follia, una assurdità che chi l'ha immaginata facesse proprio. Da questo lato penso che sarebbe importante andare a fare una discussione sincera e vera sulle diverse questioni. Io dico, partendo da un presupposto, non bisogna usare il congresso del PD come usando la presidenza della Repubblica, cioè non si può usare la vicenda del congresso del PD sul piano del governo, perché un partito che fa così è un partito che viene meno di una funzione nazionale. E un partito è un partito nazionale, non semplicemente soggetto politico, quando in prima istanza mette le sorti del paese e non semplicemente le proprie diatribe. Per cui da questo lato, poi c'è il congresso che chiede la tessera e tesserà. Penso però che l'approccio dovrebbe essere questo. Noi non siamo nella condizione di poter andare in libera uscita dal punto di vista delle dinamiche del paese, perché le agenzie di rating, che pure andrebbero messe, come dire, al muro della fucilazione, da come hanno agito dal punto di vista delle dinamiche della finanza, a sostegno di alcuni processi in passato, rendendo difficoltosa anche la vita dei cittadini normali di quei paesi che stanno in difficoltà. Però la pratica che ci sta dicendo ora è attenzione che la realtà è più passata. Ci sono possibilità, il governo su questo
sta cercando di agire, in particolare in modo in premier, sarebbe una responsabilità gravissima per tutto questo andarsi in cavalleria per le dinamiche internazionali. Ci pensa già Berlusconi con le sue cose a rendere complicato il governo del paese dal punto di vista della cultura riformista. Io penso che il PD debba assolutamente distinguersi per un concorso delle culture riformiste nella fine del governo del paese. Ogni altra cosa rende il PD, secondo me, assolutamente poco utile alle esigenze di ricostruzione e riforma del sistema politico, che è uno dei punti centrali, perché uno dice ma l'istituzione non si mangia. Certo, l'istituzione non si mangia, se tu hai istituzioni deficienti non sei in grado neanche di far sì che i soggetti economici possano essere coinvolti in un'azione di ciclo. Quindi le istituzioni sono importanti e le riforme che si stanno immaginando sono estremamente fiscali, poi verrà anche la questione della legge elettorale, ma se un sistema non è riformato in modo tale da puntare al merito, da puntare al tema della decisione, stando solo nel campo della discussione continua, alla fine noi perdiamo tutto. Per cui io penso che la funzione di Bersani da questo lato, di Renzi da quell'altro, chiunque altro debba essere questo. Non è che dobbiamo continuare a mettere i galli nel pollaio a beccarsi gli uni con gli altri. Cioè il tempo è che i galli escono dal pollaio per rappresentare il tipo di tutti al paese. Cioè escono dal pollaio e vanno nel cortile, il complesso del pollaio. Capita spesso di girare nel cortile Lombardia, no? Nelle feste. Devo dire, parlando con molti dei nostri militanti nelle feste, qualcuno mi dice, mi fa notare, ma sai, ma sono nel congresso, poi agli italiani non è che interessa più di tanto. Beh, diciamo, messa così può essere anche vera, no? Se la paragoni a quello che succede fuori, soprattutto anche i titoli di giornale che parlano del PD solo sulla questione, insomma, delle regole, del congresso, a favore del primario, dell'altro rosa. Io penso invece che il nostro paese abbia bisogno del congresso del Partito Democratico, perché è il principale partito del paese, discuta anche in maniera franca, aperta, con una dialettica serrata, su come uscire dalla crisi, su come accompagnare i lavoratori, gli imprenditori che sono in una fase di difficoltà, e anche, io dico, di come aggiorniamo la forma partito, il fare politica davanti a una società che è cambiata profondamente, la società, gli enti locali sono in difficoltà, hanno meno soldi, devono inventarsi le gestioni associate, gli uffici postali non ci sono più dappertutto, e noi non pensiamo a andare a rivedere anche la nostra forma partito, come stiamo dentro la società, che tipo di offerta diamo alla domanda di politica che è cambiata profondamente, che oggi si manifesta in maniera diversa. Sono persone che vengono a queste feste, ma c'è tanta gente che invece partecipa alla vita politica e partecipa anche, voglio dire, incidendo sulla formazione delle opinioni attraverso i blog, i social network, attraverso i forum utilizzando le nuove tecnologie, partecipando alle manifestazioni, tantissime manifestazioni che sono state organizzate, penso se non vorrà quando, penso a tante altre manifestazioni che partono in maniera, diciamo, autoconvocata o autogestita, e quella è una domanda di politica che sfida noi, diciamo, che siamo nei partiti, a capire come rispondiamo. Allora, tutto questo io penso debba interrogare il Partito Democratico, ma deve interrogare che si interroga, dare risposte su questo versante, su come sta dentro le nuove sfide, come si organizza, che risposte dà, come si confronta anche in Lombardia con la nuova sfida lanciata da Maroni, la macroregione, il 75% delle risorse. Io penso che lì dentro noi abbiamo spazio per fare politica, e se il PD diventa più forte e autorevole, io penso, voglio dire, che riguadagni la qualità della democrazia nel paese, e da questo punto di vista io non avrei paura. Io sento, diciamo, alcuni nostri colleghi, insomma, molto preoccupati, no? Questo congresso non deve mettere in difficoltà il governo, lo deve proteggere. Io penso che invece un congresso vivo, acceso, sia utile anche al governo, perché se esce una leadership più autorevole, forte, se si supera un periodo di sfasamento che c'è stato, la vicenda della Presidenza della Repubblica, l'aver non vinto le elezioni, penso, insomma, che il Partito Democratico abbia bisogno di ragionare su questi temi, di uscire più forte,
per sostenere in maniera leale, autorevole questo governo, per incalzarlo a rispondere a quelle emergenze di cui giustamente tu dicevi, e quindi ci vuole un grande spirito di responsabilità, ma al tempo stesso deve anche porsi il tema di preparare la classe dirigente che andrà a governare, lì sì, con un governo realmente di centro-sinistra, perché noi dobbiamo porci anche quel tema lì, questo non era il governo che abbiamo costruito, su questo siamo d'accordo tutti. E allora il tema è costruire la classe dirigente che incalza questo governo, gli fa fare emergenze, ma che poi è pronta con la propria leadership, con un proprio progetto, andare a guidare il paese con una chiara coalizione di centro-sinistra. Quindi penso che questo sia un pezzo importante del lavoro che dobbiamo fare, e io penso che c'è dentro un pezzo nazionale, ma non dobbiamo dimenticare che dobbiamo discutere anche di Lombardia, dei nostri territori, del perché abbiamo perso in Lombardia. Abbiamo avuto un'occasione importante, il dato delle amministrative ci fa rammaricare ancora di più, cioè ci dice bene, siamo contenti, abbiamo vinto dappertutto, ma aumenta il rammarico del fatto che non abbiamo approfittato dell'occasione storica di vincere anche in Lombardia, quindi il fatto che noi lì si è perso, una riflessione seria su perché abbiamo perso, su come stiamo dentro una nuova fase politica, di una Lombardia che è cambiata profondamente, l'invecchiamento della popolazione, 700.000 cittadini extracomunitari in più. Che idea di società abbiamo per la Lombardia? Io penso che anche di questi temi dobbiamo parlare, quindi una grande occasione, penso che possano essere protagonisti tutti, io penso debba essere protagonista anche Pierluigi Bersani, secondo me va giudicato per tutto l'arco della sua carriera politica, ci sono stati altri passi e non vorrei che lo si giudicasse solo per l'ultima fase, ha fatto degli errori, è vero, è evidente, non lo dici che ha sostenuto Renzi, lui dice che ha sostenuto Bersani, ci sono stati degli errori. Responsabilità condivisa di una classe dirigente che ha sbagliato ed è andata in cortocircuito, quindi non è che si può dare la colpa sulla UR. Lui responsabilmente ha preso le colpe su di sé. Io penso che oggi lui sia una delle persone che può portare un contributo importante al congresso del Partito Democratico. L'importante in questa fase, come dico a Luciano, ma te l'ho detto anche ad altri, che uno non si faccia guidare, spesso capita, è anche comprensibile umano, dal rancore. Io penso che lui abbia un ruolo importante di portare la sua esperienza, la sua voglia di spendersi, sta girando tantissimo le feste, penso che questo debba portarlo dentro un dibattito importante, acceso, io dico anche acceso, ma che faccio fare un salto in avanti al Partito Democratico, perché l'unico partito che c'è radicato nel paese che si è portato la responsabilità di rispondere alle sfide che il paese dà, e la gente quando ci incontra alle feste, e non solo, si aspetta grandi cose dal Partito Democratico, noi molto spesso li deludiamo, e nonostante tutto hanno ancora e pongono una speranza del Partito Democratico, io penso che questo è un patrimonio enorme che non dobbiamo disperdere.